affrontare l'azione. Il palleggio supera la metà campo, ancora marcato da Jones, in punta Jeff Vigiano, aggredito da Gentile. Strani gli accoppiamenti della difesa di Cantù. Peric consegna per Gossi, prende il tiro dalla media il capitano, primi due punti anche per Rumana Reyer. Nota statistica, Cantù è la squadra con cui Goss ha segnato di più punti in 21 gare. Speriamo dunque di vedere oggi quel Phil Goss che è mancato un po' durante la stagione. Intanto viene perso la difesa, Gentile aveva la gran stoppata di Orte, attenzione perché è in calo fisico, speriamo sia ripreso. Ha marcato adesso da Johnson Odom, Peric fuori per ancora Phil Goss che vede uno spazio interno all'area, riapre per Stone, va sulla linea di fondo, gli viene portato via il pallone, Cernodini, ma c'è Benjamin Ortner al traino e arrivano i primi due punti da parte del centro austriaco, 4 pari. Esatto, e dopo parleremo invece di chi è stato il miglior giocatore del mese di marzo, ma ovviamente quando entrerà in campo, quindi vi diciamo già che non è uno di quelli che sono schierati in questo momento, compreso Ruzier che è entrato al posto di Stone, ma arriva intanto la bomba da parte di Jeff Vigiano. Dunque bene la bomba di Vigiano, giocatore che in settimana in amichevole ha fatto vedere buone cose. Ora vediamo, grande azione di Goss, schiacciata da parte di Benjamin Ordner, ancora Goss protagonista questa volta con l'assist per marcatura su Johnson Odom, mentre c'è Goss su Gentile e Gentile sbaglia, poi si lotta, rimbalzo, Ortner riesce a sporcare il pallone nelle mani di Cermadini, così è Peric che va il cost to cost, grande accelerazione di Voje Peric, ancora una volta continuiamo a ripeterlo, è un numero 4 ed ancora appunto ufficiale, ma evidentemente gli piace farsi chiamare così. So che hanno avuto delle difficoltà del nome che ha sul suo passaporto, ma intanto continuiamo a seguire il basket giocato con Goss che fa 2 su 2. Goss che non sfrutta la scivolata di Jones, Peric finge il consegnato, poi dà il pallone a Ruzier, Jeff Vigiano, 7 secondi per l'azione di tiro, ancora difficoltà per l'attacco dell'Umana Reyer di fronte alla difesa di Cantù, ma arriva l'assist con qualche patema anche il canestro di Benjamin Ortner. Vedere comunque sul cubo del cambio Stone è importante, adesso c'è Ress sotto canestro che fa sportellate con Eric Williams, fisico ben diverso tra i due. Abbas va al tiro, 3 punti, stoppato da Vigiano, riprende. Anche semplice, questo in teoria dovrebbe confortarci perché alla fine arriverà qualcosa. 5 su 11 finora nel tiro da 2 per l'Umana Reyer che attacca ancora con Vigiano, canestro più fallo, ci vuole questa determinazione quando si attacca al ferro. Jeff Vigiano, Umana Reyer sul massimo vantaggio più 6 con anche la palla in mano, da Johnson Odom a metà World Peace, bello il passaggio per Feldin, grande la stoppata di Goss, ma il pallone torna nelle mani metà World Peace che sbaglia il rimbalzo di Julian Stone che spinge il contropiede dando a Thomas Ress, inchioda la schiacciata Thomas Ress, primi due punti per l'ex capitano in Siena e finalmente torna a segnare l'Umana Reyer da parte del numero 14 dell'Umana Reyer che adesso difende proprio con Ortner che va a stoppare Johnson Odom, spinge ancora Julian Stone, il fallo terminale da parte di Jones, 2 punti più tiro libero, se c'erano dubbi sulla condizione fisica di Stone qui li ha fugati tutti e soprattutto l'arbitro è lì e fischia, ma non ha fatto niente di palesemente. Sì, Thomas Ress, siamo esattamente alla metà del secondo quarto, ancora Goss che penetra, scarica per Dulkis, va al tiro da 3 punti, Devidas Dulkis, parità, ha insistito un po' troppo l'Umana Reyer, tiro da 3 punti, appena se nuovo più 2 per l'Acqua Vita Snella, Stone dall'altra parte per Goss, il blocco di Benjamin Ortner, non accetta il cambio difensivo Cantù con l'assist da parte di Goss per Benjamin Ortner che chiedeva anche il fallo da parte di Cermadini, gli arbitri il tiro, poi va a far sportellate con Stone, sbaglia Stone, molto intelligente a togliersi perché cercava evidentemente il contatto all'avversario, recupera a rimbalzo, poi spinge, scarica per Ress che va al tiro da 3 punti, l'errore a rimbalzo, finalmente un rimbalzo offensivo, Devidas Dulkis sorpasso Umana Reyer, il primo rimbalzo offensivo, anzi azione manderà in lunetta gli avversari, ma intanto il pallone è nelle mani dell'Umana Reyer con 2.42 da giocare, il tiro da 3 punti di Goss, vola Julian Stone, recupera rimbalzo offensivo, poi ancora Goss, il tiro morbidissimo, allora c'è questa sera Julian Stone. Sì,
Ma speriamo che in prospettiva arrivi anche un nuovo Palasport. È un gioiellino il Taliercio, ma ripetiamo, 3500 persone questa sera ci sono tutte, e se non ci sono mancano veramente di poco. Intanto Goss, l'attacco per Thomas Ress, piedi per terra, va il tiro da tre punti, difende, segna, sempre lui Thomas Ress, più tre per l'Umana Reyer, visto che il tabellone del Taliercio dice prima il punteggio della squadra ospite, resta più tre dunque la formazione di coach Recalcati, che attacca adesso con Phil Goss, chiude il palleggio da a Poeric, che movimento, sta guardando cos'era successo al centro dell'area, era scivolato un giocatore. Comunque di squadra per l'Umana Reyer in tutta la partita, adesso deve difendere con Benjamin Horton, il suo Eric Williams lo contiene fino a un certo punto, poi però lo costringe all'errore l'austriaco e corre dall'altra parte Stone, che lancia per Vigiano, contropiede questa volta perfetto, e due punti che riportano a più 7 l'Umana Reyer. 38 ha smarrito il palleggio regalando palla a Cantù, ci vuole concentrazione perché altrimenti poi questi canestri possono pesare davvero molto, anche perché è tornata un solo possesso di tarlo l'acqua vita snella. Goss, ci pensa lui il capitano a ridare il più 5 all'Umana Reyer. Phil Goss sta riemergendo per la formazione oro granata, Benjamin Orte per fortuna mette a segno il secondo, va in vantaggio l'Umana Reyer 41-35, e adesso va a pressare a tutto campo andando alla recuperata con Voje Peric. Jeff Vigiano linea di fondo, va a appoggiare il tabellone, segna Jeff Vigiano, c'era anche Julian Stone a rimorchio, il pressing dell'Umana Reyer, i due palloni importantissimi recuperati a Venezia, e dunque ha ritrovato l'inerzia dopo un avvio un po' morbido in questo terzo quarto. Più 8, palla in mano, va Phil Goss, la bomba di Phil Goss, il capitano, doppia cifra di vantaggio, e Goss raggiunge anche lui la doppia cifra, 12 punti, ma soprattutto Julian Stone che sale così a 7 rimbalzi ridendo e scherzando, e dall'altra parte l'assist di Goss per Ortner, due punti ancora sull'asse Goss Ortner, anche per Ortner 11 punti. Nella rientra sul parquet Ivan Buva, dunque costretto a cambiare coach Sacripanti perché l'inerzia è tutta nelle mani dell'Umana Reyer. Voje Peric, il tiro dalla media di tabellone qui, fortuna, ma fortuna vuol dire anche più 15. Sì, aveva Vigiano a cui alla fine non era impossibile fermarlo, se non 5 per Venezia, 16 punti di vantaggio in questo momento, e 2 su 2, doppia cifra anche per Vigiano. Per l'Umana Reyer con Julian Stone che giustamente rallenta, abbiamo varcato la metà del terzo quarto, palla sotto per Ortner, vede in angolo e serve Vigiano, piedi per terra, la bomba di Jeff Vigiano che riesce a battere la difesa di Feldine. Anche Vigiano era un giocatore e un po' sotto la luce dei riflettori, aggressiva l'attacco di Jones, il tiro appoggiato al tabellone, non va al tap-in di Williams ed è Stone che va a prendere un rimbalzo con una prepotenza incredibile, la palla deriva dall'altra parte con Voje Peric, sa correre, sa ragionare, soprattutto questa Umana Reyer. Sì, si sta in Venezia mentre ora va via abbastanza tranquillamente Feldin, ma sbaglia e il rimbalzo dell'Umana Reyer ancora con Stone, c'è Voje Peric, attacca il ferro, appoggia il tabellone, qui non è neanche più parlare di inerzia, qui è parlare di predominio territoriale. E giocando in velocità soprattutto Venezia è riuscita ad aumentare questo vantaggio che ora è 60-36 con Vigiano che ha la possibilità di mettere anche il secondo, e poi cato da Peric, mette World Peace, va via Jarius Jackson, va a appoggiare al tabellone ma sbaglia il rimbalzo di Peric che corre, lancia per Julian Stone, appoggia al tabellone, intercezione, dunque canestro valido per Julian Stone, ha segnato appena 4 punti Julian Stone, ma metta Feldine. Intanto Jackson è rientrato, Lucera al posto proprio di Stone, la palla nelle mani di Jarius Jackson dopo l'intercezione difensiva proprio di Feldine, gioco a due con Thomas Ress, piedi per terra, non sembrava direttissimo, si è corretto in volo probabilmente il pallone. Sì, sembrava effettivamente che più 26, siamo entrati negli ultimi due minuti del terzo quarto, il pallone di Thomas Ress per Michele Ruzier che guadagna il centro dell'area, scarica per Peric, grande assist, lo
bello look da parte di Michele Ruzier, che testimonia come anche lui ha diritto a stare in campo in questa formazione. Un vantaggio è più 29, ma è veramente un qualcosa di puramente ragionieristico a calcolare questo o non calcolarlo. Come non calcolare Thomas Ress che va a stoppare Meta World Peace, ragazzi, questa è da segnare negli annali dell'Umana Ray. Armadini, mentre Peric consegna per Ruzier, ancora Ress sul perimetro, Jarius Jackson attacca, scarica in angolo, piedi per terra, Jeff Vigiano, la bomba di Vigiano, l'assist però ancora una volta strepitoso, questa volta di Jackson. Sì, si porta Cantù a 46-25 per l'Acqua Vitasnella, 8-16 dalla conclusione, si è messa a zona anche la squadra canturina. Jeff Vigiano, probabilmente lui l'MVP, sbaglia ma va a prendere il rimbalzo, un tefino su un tiro dalla media praticamente, quello di Vigiano che sale a 21. 37 ex NBA, sbaglia il secondo tiro libero, ma Schermadini recupera il rimbalzo, poi si va la stoppata di Voje Peric che poi guadagna anche la rimessa dal fondo. Deve rendersi conto che in Italia poi non può permettersi di fare certe scene perché viene sicuramente punito, mentre Goss ha segno con il tiro libero. Tenuto in panchina Stone, che ha dato il suo contributo, ma evidentemente quando si raffredderanno i muscoli sentirà anche lui del problema che ha avuto fisico, problemi fisici non ne ha. Res, dicevi, doppia cifra vicina, doppia cifra che arriva meno 26, diciamo così, per Cantù, perché le ha messi a segno l'Acqua Vitasnella, che ora difende, ma difende male su Ruzier che riesce a pescare sull'inferno. Horner riapre per Vigiano, ancora Ress in punta, il tiro da tre punti di Thomas Ress. Adesso diventa difficile scegliere l'MVP della partita. Era posizione di tranquillizzare Sacripanti, anche se ancora sta parlottando in classifica, troppo lontana Milano per pensare al primo posto, ma c'è ovviamente da posizionarsi il meglio possibile sulla griglia playoff. Vuole farlo l'Umana Reyer, che adesso tira con Benjamin Ortner, risponde anche lui al tecnico ma non protestando, bensì con due punti, 13 punti per Benjamin Ortner. Dividono il bottino, è un segnale importante della qualità di Venezia, della possibilità di avere sempre un'arma pronta a colpire. Ora vediamo grande movimento di Goss. Avevamo detto, segna particolarmente con Cantù, sono già 16 punti per lui. Gli ultimi due minuti da Ceron a Dulkis, vi vogliamo così, intona la curva, decisamente una bella risposta dell'Umana Reyer dopo una serie di partite poco convincenti, la sconfitta di Reggio Emilia. Intanto De Vidas Dulkis mette a segno due punti, anche lui ha contribuito nel momento più difficile della partita, dicevo, nelle mani di Spencer Nelson, aspetta. Ama a sé, Ambrosin cerca di costruirgli un tiro, eccolo il giovane numero 9 che prova ad andare via da Buadas, pareggio di traschina, il tiro di Ambrosin, l'errore, peccato il rimbalzo di Spencer Nelson, l'asse di traschina e la schiacciata di De Vidas Dulkis, che è il sigillo alla vittoria dell'Umana Reyer, 8-9-6-8 anche la recuperata da parte di De Vidas Dulkis, quando, ripetiamo, era garbage time, ma è un garbage time di festa per l'Umana Reyer. Eh sì, quando poi ovviamente si vince in questo modo anche qualche errore si perdona, soprattutto perché c'è voglia di giocare, di divertirsi. Partita difficile da un punto di vista dell'approccio, l'abbiamo visto, c'era stata qualche difficoltà in avvio, ma poi piano piano ha acquisito fiducia e a quel punto poi Cantù è letteralmente sparita.